Assemblea dei delegati con rinnovo delle cariche sociali inerenti al triennio 2021-2023 nel segno della continuità per l'Associazione della Proprietà Edilizia Confedilizia di Belluno con la riconferma dell'imprenditore Diego Trichès nel ruolo di presidente. La realtà bellunese, che in questo 2021 festeggia i 44 anni di attività, ha visto accrescere i propri soci. Beh, certamente l'Associazione di Belluno è forse la più importante di tutto il Veneto, soprattutto per la sua diffusione specifica sul territorio, con la nomina dei delegati comunali che oggi sono stati alcuni riconfermati. L'Associazione Bellunese inoltre, fanno sapere da Confedilizia, si colloca al sesto posto nel rapporto soci popolazione della graduatoria nazionale di Confedilizia sul radicamento nel territorio delle associazioni territoriali aderenti. Nonostante la pandemia, oltre 60 sono i nuovi soci entrati a far parte del sodalizio. Un risultato importante, come sottolineato dal bellunese Michele Vigne, presidente di Confedilizia Veneto e vicepresidente nazionale, che ha ricordato anche i temi principali sui quali Confedilizia è impegnata a livello nazionale. Nel tema principale, che è la difesa dei proprietari di casa, è quella della tassazione, nel evitare nuove tassazioni davanti a certe proposte che noi giudichiamo veramente impropri e improponibili, come parlare di una patrimoniale. Voglio ricordare che la patrimoniale, la proprietà edilizia, la paga già con l'IMU, quindi questo la sta già pagando. È una continua erosione la patrimoniale che avviene sulla proprietà immobiliare, quindi questa grande difesa che noi facciamo, e dopo tutti i servizi per i proprietari di casa anche nelle varie realtà. Oggi siamo molto presi in questo periodo come attività nel dare la consulenza ai soci sull'applicazione e sull'utilizzo del superbonus.